Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Prima di seguire insieme questo video, questo nuovo video, volevo invitarvi, per chi non l'ha ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale, lasciare un like sotto i video, commentare, potete farmi domande, quello che volete, perché ho molte richieste. Purtroppo io non ho una pagina perché ce l'avevo ma l'ho chiusa, quindi rispondo soltanto sotto i video di YouTube. E se volete potete seguirmi anche su Instagram dove potete vedere tutte le anteprime dei lavori che faccio e quindi seguirmi, cliccate su segui e così vi arrivano tutte le notifiche. Bene, ora seguiamo insieme questo nuovo video. Buona giornata. Questo impasto l'ho fatto con la farina di tipo 2 e un po' di integrale. Ho fatto un'autolisi di mezz'ora, 40 minuti, aggiungendo acqua mano a mano, ed ho fatto poi girare in planetaria. Quindi, è un'idratazione intorno, ai 76%, diciamo, poco più bassa dell'80%. E ora ci vado a fare un paio di giri di pieghe, prima di metterlo a lievitare, a raddoppiare, quindi. Quindi, facendo questi due giri di pieghe, naturalmente copro, aspetto un pochino, poi faccio un altro giro. Metto la pellicola ad un coperchio e lascio 4-5 ore, aspetto il raddoppio. Passato il tempo, in questo caso sono passate 5 ore, calcolate che siamo nel mese di gennaio, quindi quando andate a vedere i video con la ricetta, guardate sempre la data. Perché naturalmente i tempi cambiano a seconda delle stagioni. Qui farò due giri di pieghe, quindi allargo l'impasto e farò, aspetto, fatto il primo giro, aspetto la solita mezz'oretta, mezz'ora, 40 minuti anche, e faccio un altro giro. Pieghe a tre come al solito. Il procedimento già lo conoscete, ecco qua. Poi copro con una ciotola e aspetto. Spendo due parole per il lievito madre perché mi arrivano molte domande sotto i video, magari per chi non è proprio esperta come tante di voi. Allora, quando rinfresco, io preferisco fare così per lasciare il pezzetto per panificare, preferisco rinfrescare tutto il mio lievito madre che ho in frigo. Intanto qui procedo, vedete, sto procedendo per la formatura. Quindi dicevo, rinfresco tutto il mio lievito madre. Una volta rinfrescato mi tengo il pezzettino che mi servirà per panificare. Naturalmente dovrà aumentare di volume, dovrà raddoppiare. Ok, detto questo. Dopo fatti i due giri di pieghe e aspettato il tempo, ho diviso l'impasto, vedete? Ho diviso l'impasto perché ci farò due trecce. Ho fatto a occhio, non l'ho pesato, Poi divido così, vedete, faccio proprio come se facessi le trecce alla mia nipotina. Proseguo anche per quest'altro pezzo. Divido così, faccio le strisce. Ok. E poi intreccio. Una volta pronte, poi le metterò a lievitare, le appoggio comunque in un cestino dove metterò la semola.
Poi la cottura questa volta la voglio fare un po' meno forte di quando faccio il filone o la pagnotta, le voglio far rimanere un pochino dorate, poi vediamo come. Ecco qua. Bene, ho infarinato per benino con la semola, ora le copro con un telo. E aspetto. Ed eccole qua dopo all'incirca 4 ore. Vedete, ho acceso il forno perché per me sono pronte, anche se il cestino era un po' grande, non si nota tanto. Con la lametta ho ripassato soltanto gli incroci della treccia, le ho trasferite sulla teglia. È più semplice se mettete sotto la carta forno, io non l'ho fatto, però mi sono aiutata con le mani. Ed ho infornato a 2,50, ma poi ho abbassato subito a 2,20. Dopo 5 minuti ho abbassato a 2,20, ancora a 200. Eccole qua, non ci è voluto molto perché sono piccoline, quindi con 40 minuti si sono cotte. Le ho lasciate un po' morbidose. Sono comunque cotte, come vedete, e poi dipende sempre dai vostri forni e dal vostro gusto. Aspetto un pochino e poi taglio. Non si dovrebbe tagliare caldo il pane, dovrebbe uscire prima tutta l'umidità, però ma che buono caldo, questo tipo di pane così un pochino tiepido è speciale, buonissimo. Bene amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a iscrivervi al mio canale, a seguirmi su Instagram. E come al solito ci vediamo al prossimo video. Spolliciate e condividete. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao ciao.